Tempi oscuri. Orrore sull'Europa, invasa da guerre e violenze. In un mondo dove l'oscurità sembra prevalere, la luce della fede e la saggezza delle sacre scritture si ergono come un faro di speranza, insieme alla voce amata di Gesù. Questa immagine cattura l'eterna lotta tra il bene e il male, rappresentata dalla presenza di demoni che si confrontano con il simbolo della croce di Gesù, un libro di preghiere sacre e parole di devozione. Lasciati ispirare da questa potente rappresentazione visiva della fede che trionfa sull'oscurità e da questo messaggio divino donato alla veggente americana Jennifer. Leggiamo il messaggio. Figli miei, ascoltami con attenzione. Vi parlo in tempi oscuri, in cui l'ombra dell'orrore si allunga sull'Europa che sarà invasa dalle guerre e dalla violenza. Chiedo ai miei figli, perché vi aggrappate alla ricerca della verità in un mondo che si avvicina alla rovina? Perché vi rifugiate in un regno di menzogne e inganni, ignorando la verità eterna che vi è stata offerta? Figli miei, vedete come il corpo soffre senza il calore del sole, ma vi dico che c'è una privazione ancora più grave per l'anima priva dell'Eucaristia. Guardatevi intorno, figlioli, perché l'inferno ha gettato le sue tenebre su questa terra e voi dovete essere più vigili che mai. Non abbandonatevi alla cieca fiducia nel nemico che non solo mira al vostro corpo, ma cerca anche di intrappolare e distruggere le vostre anime. È giunto il momento di dare ascolto al messaggio del Vangelo. Vivete le vostre vite come testimoni della mia luce in questo mondo di tenebre, perché io sono Gesù e la mia misericordia e la mia giustizia trionferanno. Ma state in guardia, figli miei, perché solo coloro che abbracciano la luce saranno risparmiati dalla tempesta che si avvicina.